accomuno tutti in un unico saluto che vi abbraccia tutti, vi ringrazia tutti per quello che fate non solo in questa importante giornata ma anche durante tutto l'anno. Quindi noi cogliamo anche l'occasione del Ferragosto per dare il segno tangibile di quello che è un impegno quotidiano, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, e quindi di questo vi diamo riconoscimento e ringraziamento per tutto quello che fate. È anche l'occasione oggi per ringraziare chi trascorre la festività al lavoro e soprattutto chi lo fa per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Cito qualche numero solo di alcune componenti, ma altri che non ho possono essere estesi un po' a tutte le componenti del sistema sicurezza latamente inteso. Oggi abbiamo 53.461 operatori delle forze di polizia impegnati su tutto il territorio nazionale al lavoro, ci sono 1.407 unità di polizia ferroviaria a presidio dei treni e stazioni, 1.300 le pattuglie della polizia stradale che controllano le autostrade e le principali arterie del paese, le capitanerie di porto saranno impegnate con 2.000 operatori con l'ausilio di mezzi aerei e navali. Io cito solo alcune, ma questi numeri credo possono essere estesi a tutte le altre componenti e forze di polizia, quelle che sono più specifiche del periodo ferragostano, cioè quelle che incrociano i movimenti sul territorio nazionale tipicamente caratterizzati insomma dal periodo ferragostano. E questo è anche un momento per tracciare poi un bilancio di metà anno sulle attività che sono svolte dal Viminale, che in qualche modo si alimentano della vostra attività, ecco, insomma, a cui tutti i componenti del tavolo che sono rappresentate dai loro vertici hanno dato un contributo determinante. E noi come governo fin dall'insediamento abbiamo investito molto sulla sicurezza delle nostre città, credo che l'abbiamo, che si possa dire legittimamente che l'abbiamo fatto agendo su più fronti, abbiamo rafforzato la presenza delle forze di polizia nei luoghi più frequentati e nei luoghi più esposti a fenomeni di criminalità, e questo anche per accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini. Dal 16 gennaio dello scorso anno, del 2023, abbiamo avviato le operazioni interforze che abbiamo denominato ad alto impatto, queste per caratterizzarlo un po' dalla metodologia precedente di intervento nelle aree più critiche, e lo abbiamo fatto soprattutto partendo da Roma, Milano e Napoli, poi le abbiamo progressivamente estese a tutte le altre aree metropolitane del paese, ma un po' in tutte le città che ne avevano bisogno, e quindi insomma tutte le città che in qualche modo ne erano interessate per la presenza di stazione ferroviaria, le zone limitrofe, i quartieri della Movida, le piazze dello spaccio. Da allora abbiamo effettuato circa 1.800 operazioni ad oggi, e che hanno visto queste 1.800 operazioni impegnati più di 86.000 operatori delle forze di polizia, e hanno permesso di controllare 715.000 persone, 1.400 arresti, 8.800 persone denunziate. Sono numeri che hanno declinati così una loro freddezza, ma vanno calati insomma nella considerazione generale del vostro impegno, e quindi danno il senso dell'importanza del lavoro e della dedizione che è stata messa in queste particolari attività. Sono significativi anche i risultati raggiunti nei principali scali delle tre maggiori città metropolitane, dove grazie proprio all'impegno costante delle forze di polizia e dei militari dell'esercito, che pure voglio ringraziare, dove dicevo abbiamo registrato rispetto al 2023 una diminuzione dei reati, in particolare di quelli predatori, quindi noi abbiamo anche un monitoraggio degli effetti di quelli che sono i servizi che stiamo facendo, quindi sono dati che ci incoraggiano a fare ancora di più per garantire maggiore sicurezza, maggiore legalità, per contrastare crimini odiosi che spesso vedono come vittime soprattutto persone fragili e indifese, tra questi anche cito anche i gravissimi atti di violenza contro le donne che purtroppo si sono verificate anche in questi ultimi giorni, e su questo, oltre al grande sforzo investigativo per assicurare subito alla giustizia gli autori di questi brutti reati, le forze di polizia sono impegnate per rafforzare le azioni di prevenzione e tutela, potenziando anche quegli strumenti di indagine e di azione giudiziaria, come dimostrano le recenti modifiche al codice rosso. È fondamentale anche il lavoro svolto
dalle nostre forze dell'ordine, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, hanno attivato su tutto il territorio, ben sui presidi, io parlo ovviamente di loro come le due forze di polizia a competenza generale, quindi a più sistematico dispiegamento sul territorio nazionale anche per questo tipo di problematiche, hanno attivato su tutto il territorio 379 luoghi dedicati all'ascolto, protetto delle vittime con l'impiego di personale formato per interagire con chi ha subito violenza, questo sin dal primo contatto in situazioni di emergenza, sia per affiancare nel percorso di denuncia, le famose stanze rose e tutte le altre iniziative che le due forze di polizia a competenza generale hanno messo in piedi progressivamente, stanno portando avanti rispetto a questo odioso fenomeno. Ci sono stati importanti risultati anche sul fronte del contrasto all'immigrazione irregolare, grazie ad una articolata strategia che ha visto in particolare il rafforzamento della collaborazione con i paesi di origine e transito dei flussi migratori, questo perché accanto al tradizionale supporto per rafforzarne la capacità operativa, insomma, delle strutture operative di questi paesi e per il controllo delle frontiere marittime e terrestri, abbiamo accanto a questa iniziativa abbiamo affiancato anche importanti investimenti su quei territori. Io cito anche in questa occasione i dati, mi piace citare i dati che danno il senso di questo impegno, la collaborazione che stiamo sollecitando ai paesi di partenza delle immigrazioni irregolari ha fatto sì che siano state impedite la partenza di più 60.000 migranti dalle coste della Libia e della Tunisia. Sono paesi dai quali peraltro con il sostegno delle organizzazioni internazionali stiamo attuando un articolato e progressivo programma di effettuazione di rimpatri volontari assistiti. Sono già oltre 9.000 i migranti che negli ultimi 6 mesi hanno beneficiato di questo meccanismo di rimpatrio volontario assistito, che ripeto facciamo con le organizzazioni internazionali, una strategia a 360 gradi che quest'anno ha portato ad una riduzione degli sbarchi, lo sapete tutti, di oltre il 62% ad oggi rispetto al 2023 e questo a fronte poi di un aumento degli arrivi superiore al 150% lungo le rotte del Mediterraneo occidentale e del 57% di quello orientale, quindi dà il senso dell'impegno che ci state e ci stiamo mettendo. È significativo quanto avvenuto a Lampedusa, soprattutto dove nei primi 7 mesi di quest'anno sono arrivati 21.000 migranti e sono equivalenti al 64% in meno rispetto allo stesso periodo del 2023, erano state 58.000 l'anno scorso fino ad oggi. E ci confortano anche i risultati raggiunti sul fronte dei rimpatri, ci fanno registrare un aumento del 20% e questo anche grazie alle recenti operazioni straordinarie condotte da tutte le questure d'Italia per allontanare, ovviamente con il supporto di tutte le forze di polizia, per allontanare dal nostro paese i migranti irregolari. E rimane però fondamentale su questo fronte anche lo sforzo che stiamo mettendo in campo per ripristinare e potenziare la rete dei CPR, che sono strutture necessarie per garantire l'effettivo allontanamento dei soggetti pericolosi per l'ordine pubblico oppure di soggetti che sono autori di gravi reati. Tutto questo sono dati che ci incoraggiano a fare ancora di più nella lotta ai trafficanti di esseri umani. Sono 118 le persone arrestate dal gennaio ad oggi, di cui 40 scafisti e 78 trafficanti, con un incremento del 10% rispetto all'anno precedente a fronte della già segnalata importante contrazione degli sbarchi, quindi anche questo, l'arresto dei trafficanti, l'impegno sul versante dell'arresto dei trafficanti è l'ulteriore dato che mi piace segnalare. Io poi voglio ringraziare anche le altre componenti, i Vigili del Fuoco, me lo consentirete, per il grande lavoro che stanno svolgendo per contrastare proprio anche in questi giorni il grave fenomeno degli incendi boschivi che sono aumentati quest'anno del 27%. Sono migliaia le risorse che operano ogni giorno su questo fronte, anche grazie ai 27 presidi che abbiamo costituito presso i parchi nazionali e le aree protette. È un impegno gravoso che si aggiunge alle complesse attività svolte quotidianamente dai nostri vigili del fuoco e mi piace segnalare che due cose da questo punto di vista, che nonostante questo rinnovato e gravoso impegno i nostri vigili del fuoco stanno dando il loro contributo anche in adesione al meccanismo unionale, anche a quelle che sono le emergenze in altri paesi dell'Europa, la Grecia, quindi chiamati dall'Europa, non abbiamo fatto mancare il nostro contributo e voglio segnalare anche che questo gravoso impegno che talvolta viene in qualche modo
sollecitato, evidenziato, accompagnando discussioni su quello che è l'impegno dei Vigili del Fuoco, su presunte carenze anche di organici, di risorse anche infrastrutturali, di dotazioni. Io sono testimone che c'è un impegno crescente di ammodernamento anche delle dotazioni, un impegno crescente da parte del governo anche per i Vigili del Fuoco, insomma, di dotarli di risorse organiche sempre adeguate e rinnovate. E si dovrebbe fare qualcosa di più nel nostro paese rispetto alla manutenzione del territorio, perché insomma i Vigili del Fuoco lavorano molto e troppo anche perché è crescente la scarsa manutenzione dei territori, che poi sono all'origine dei fenomeni che in qualche modo richiedono l'impegno dei Vigili del Fuoco. Ovviamente i Vigili del Fuoco mi richiamano concettualmente, diciamo così, come ambito di attività, anche un ringraziamento che voglio fare alla Protezione Civile Nazionale. Abbiamo il dottor Ciciliano, peraltro che cogliamo l'occasione per rinnovare gli auguri, ha assunto questo importante incarico proprio da qualche settimana, dopo essersi distinto, e di questo lui siamo contenti, anche un po' orgogliosi, perché è un appartenente ai ruoli del Ministero dell'Interno, quindi viene dalla grande famiglia, insomma, del Viminale. E comunque, a parte questo, insomma, quindi tutti gli uomini della Protezione Civile, che sempre a loro volta, insomma, insieme anche alla componente dei Vigili del Fuoco, insomma, fanno parte anche di quell'altra grande impegno sulla sicurezza dei cittadini che anche in momenti come questo viene assicurato. Tutto questo è il frutto di un grande lavoro di squadra, io, ecco, per il quale voglio anche rinnovare la gratitudine a tutto il personale dell'amministrazione civile dell'interno, cioè vale a dire anche il lavoro di tante persone che in maniera silenziosa anche nelle prefetture svolge un lavoro importante anche in questi giorni, delle forze di polizia, Vigili del Fuoco, abbiamo detto, della Protezione Civile, Capitaneria di Porto. Ecco, tutto quello che vi accomuna è dedizione e professionalità, cioè la dedizione e la professionalità sono la cifra distintiva di tutti voi e sono il motivo anche per cui possiamo essere fieri di voi, insomma, in tutto quello che facciamo nel nostro paese e dell'immagine che diamo anche all'estero del nostro paese. Io quindi, ecco, dico queste parole, non so se qualcuno qui al tavolo, i sottosegretari vogliono aggiungere, credo mi rendo interprete io del saluto che fanno tutti quelli che sono mi affiancano a questo tavolo, che sono i miei due sottosegretari, ci segue da remoto il sottosegretario Nicola Molteni, Emanuele Prisco, ci segue da distanza il sottosegretario Vandaferre, ma ecco, voglio citare il capo della Polizia, il comandante generale della Guardia di Finanza, dicevo il capo della Protezione Civile, capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e anche il comandante del corpo dei Vigili del Fuoco, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il direttore dell'amministrazione penitenziaria. Io non ho fatto un focus specifico perché l'ambito penitenziario è un qualcosa più di specifico, ma voglio rendere testimonianza anche in questa occasione del grande impegno dell'amministrazione penitenziaria in un contesto molto complesso e delicato come quello che sono appunto le carceri. La Capitaneria di Porto le abbiamo citate, ma voglio citare, assenti al tavolo, ma solo diciamo fisicamente, anche un po' tutto le forze armate, che sono sempre un segmento complementare a quello che è il lavoro che fate voi delle forze di polizia, le forze armate lo danno un contributo importante sia nei contesti di sicurezza urbana, ma anche appunto su versanti di impegno particolare, no? Quindi anche con le varie componenti. Quindi grazie a tutti e buon Ferragosto.